e il pallone è ancora in gioco con Bojan in area di rigore, ma tutto lo Zenit è chiuso nella propria area. Bojan prova una conclusione che termina tra le braccia del portiere. Abbiamo visto proprio il gesto di Pazzini che ha mandato a quel paese il compagno di squadra. Beh, ci pigliamo una licenza e diciamo che Bojan ha fatto una boiata perché insomma ha fatto un tiro assolutamente improbabile, pallone fiacco. Ritorna in campo Acerbi dopo aver provato quel minuto di dolore intenso che si prova quando subisci una pallonata proprio lì, da quelle parti dove non batte il sole, dove sicuramente fa decisamente male. Palla in avanti,